Tempo di bilanci per Di rara pianta. Un weekend da incorniciare per la rassegna Flor Vivaistica e Botanica di Bassano, giunta ormai alla sua 8ª edizione. Oltre 40 espositori selezionati, rarità ed eccellenze davvero introvabili, un programma ricco, visite guidate, dimostrazioni e letture. Il tutto nella suggestiva cornice dei giardini Parolini, che per tutto il XIX secolo furono il più grande giardino botanico privato italiano, oggi rianimato da un lungo progetto di recupero e valorizzazione. Rose, garofani, bulbi, ortensie, rododendri, aromatiche, piante carnivore, peonie, frutti antichi, geranei, orchidee, lavande e felci. Ce n'erano per tutti i gusti. Una manifestazione di altissimo livello, dicevamo, dedicata al giardinaggio, al collezionismo del verde e all'educazione alla natura. Ormai è un appuntamento regionale del settore, che vanta il patrocinio e la collaborazione dell'Orto Botanico di Padova, patrimonio UNESCO. L'obiettivo è stato raggiunto anche quest'anno grazie alla sapiente direzione del botanico Giuseppe Busnardo. L'edizione 2018 è stata impreziosita, tra le altre cose, dall'inaugurazione della giostrina a misura di bimbo diversamente abile. Giuseppe Busnardo, insomma, un giardino Parolini che vuole essere sempre più accessibile. Speriamo stamattina di aver messo una prima pietra, come si suol dire, in un futuro di accessibilità per il giardino. Un passo alla volta con le risorse che abbiamo, ma la direzione è chiara. Che dire, con Di rara pianta, appuntamento al 2019.